Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo questo pluviometro che ho costruito nelle scorse settimane. Un pluviometro è uno strumento che misura la quantità di pioggia che cade e la misura in millimetri. Normalmente un pluviometro è un contenitore graduato su cui si legge la quantità di pioggia, come quello che vedete nella foto. Oggi noi ne costruiremo uno elettronico, che ci dice la quantità di pioggia con un display collegato a un Arduino. Come vedrete dopo, per realizzare alcune parti ho usato la stampante 3D, ma se non ne avete una non vi preoccupate, perché i pezzi si possono fare anche in altro modo, ad esempio con del plexiglass. Iniziamo! Prima di iniziare a costruire, vediamo brevemente il funzionamento del pluviometro. Nella base c'è questo pezzo formato da due specie di cucchiai, che è libero di ruotare. La pioggia viene raccolta dall'imbuto e convogliata al centro. L'acqua quindi riempie la parte più in alto del pezzo centrale. A un certo punto il pezzo si gira per il peso dell'acqua e viene riempita l'altra metà. Questo ciclo va avanti e ogni volta che il pezzo si gira significa che è passata una certa quantità d'acqua. Un sensore rileva questo movimento e ogni volta aggiunge una certa quantità al totale, ma questo lo vedremo dopo. Per questo progetto ho cercato online vari disegni da stampare in 3D, ma non ho trovato nulla che mi piaceva. Quindi ho disegnato tutto da zero e dopo qualche ora sono arrivato a questi tre pezzi. Li ho stampati in 3D con del PLA bianco. Sicuramente il PLA non è il materiale migliore da tenere all'esterno, e vi consiglio altri filamenti, come ad esempio il PETG. Per stampare tutto ci sono voluti circa 2 giorni. Ho stampato la base del pluviometro, il pezzo che misura la quantità d'acqua e l'imbuto. Oltre alle parti stampate in 3D ci serviranno anche delle barre filettate di acciaio inox, dei dadi e delle rondelle. Per prima cosa ho tagliato un pezzo di barra filettata M5. Per limare bene le estremità ho fatto girare la barra filettata con l'avvitatore, tenendo ferma la lima. Poi ho messo sulla barra filettata un dado autobloccante, ho infilato il pezzo centrale e ho messo un altro dado. Ho fissato la barra filettata anche alla base, nelle 2 scanalature. Alla fine ho il pezzo centrale che si muove liberamente, fermato da 2 dadi autobloccanti e 2 rondelle, e la barra filettata fissata ai 2 lati con dadi e rondelle. Il pezzo centrale si muove al passare dell'acqua, e per rilevare il movimento useremo un sensore di effetto Hall e un Arduino. I sensori Hall sono dei sensori di campo magnetico, infatti quando avvicino il magnete il LED si accende e quando lo allontano si spegne. Per collegare il sensore all'Arduino userò questo cavo del telefono, che ha dentro 4 fili.
Con il saldatore a stagno ho tolto il connettore che era sulla schedina del sensore e ho saldato tre fili ai contatti di segnale positivo e negativo. Ho messo il sensore in una guaina termoretraibile trasparente per proteggerlo dall'acqua. Alle due estremità ho messo un po' di colla caldo. Poi ho incollato un magnete sul pezzo centrale. Il sensore andrà messo in modo che il magnete lo attivi quando il pezzo centrale è in una delle due posizioni. Ho fatto un foro su un lato per far uscire il cavo del sensore. Ho incollato il sensore alla base e ho messo anche una fascetta per fissarlo meglio. Ora ho collegato l'alimentazione del sensore all'alimentatore da banco e se muovo il pezzo centrale nelle due posizioni, il LED del sensore si accende e si spegne. Per unire la base e l'imbuto userò un pezzo di plexiglass che mi permette di vedere all'interno se tutto funziona. Ora dobbiamo mettere insieme la base, il plexiglass e sopra l'imbuto. Per farlo ho tagliato un profilo piatto di alluminio e ho fatto alcuni fori. Poi ho tagliato alcuni pezzi di una barra filettata M4 di acciaio inox. Tagliarli con questo seghetto da 3 euro non è stato facile, ma alla fine ci sono riuscito. Ho fissato il profilo d'alluminio alla base e sopra alla base ho messo il plexiglass. Sopra ancora ho messo l'imbuto, fissato al profilo di alluminio con due barre filettate più lunghe. Sopra all'imbuto metterò una rete per evitare che entrino foglie e insetti. Ho stampato in 3D questo telaio e ho tagliato un pezzo di rete da zanzariera. Ho incollato la rete al telaio e l'ho messo sull'imbuto. Ora ho preso l'Arduino e l'ho collegato al computer. Sull'IDE sono andato negli esempi e ho caricato quello che accende un LED quando viene premuto un pulsante. Ho collegato positivo e negativo del sensore a 5 volt e ground dell'Arduino e ho collegato l'uscita del sensore al pin 2. Ho anche messo un LED tra ground e il pin 13 con una resistenza da 680 ohm. Ora dobbiamo capire quanta acqua serve per far passare il pezzo centrale da una posizione all'altra. Nel farlo mi sono accorto che la rete che avevo messo sopra era troppo fine e per qualche legge della fisica tratteneva l'acqua. Quindi l'ho tolta e per il momento il pluviometro starà senza rete. Comunque per misurare l'acqua userò questo piccolo cucchiaino da 1 millilitro. Ho messo nel pluviometro 1 millilitro dopo l'altro finché il LED si è acceso. Poi ho messo altra acqua e il pezzo centrale si è spostato dall'altra parte. Per ottenere una misurazione il più precisa possibile, ho contato i millilitri necessari per far muovere il pezzo centrale 50 volte. Facendo una media ho ottenuto 2,52 millilitri per ogni cambio di stato del sensore. Però noi dobbiamo misurare la pioggia in millimetri di altezza. Per farlo ho misurato la dimensione dell'imbuto e ho trovato l'area.
con la formula inversa del volume ho trovato che ogni movimento del pezzo centrale corrisponde a 0,173 mm di pioggia. Ho inserito questo valore nel programma per l'Arduino, che trovate linkato in descrizione. Ho caricato il programma sull'Arduino. Per vedere i dati letti dal pluviometro userò un display LCD con l'interfaccia I4C. Ho collegato il display all'Arduino, seguendo lo schema che trovate anche in descrizione. Ho dato alimentazione all'Arduino e tutto sembra funzionare bene. Se metto dell'acqua nel pluviometro, il meccanismo all'interno va avanti e indietro e a ogni scatto i millimetri di pioggia aumentano. Ora però dobbiamo provare il nostro pluviometro con della pioggia vera. Allora, io ho messo il pluviometro sul balcone e adesso ha iniziato a piovere da circa mezz'oretta. Qui dentro ho l'Arduino con il display e come vedete siamo già a 1,38 mm di pioggia. Come avete visto, il pluviometro funziona e sembra essere abbastanza preciso. Nei prossimi video costruirò una stazione meteo completa in cui metterò anche questo pluviometro. Intanto questo video finisce qui e io vi ringrazio molto di averlo guardato fino alla fine. Per non perdervi video sulla stazione meteo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.